trovo all'ingresso della cooperativa Cose per l'Arcella con Daniele Sandorano. Noi qui facciamo servizi alla persona, accogliamo adulti in difficoltà. Sono diverse attività che proponiamo, attività manuali, sono percorsi di educazione al lavoro. I nostri ospiti sono coinvolti in attività di piccola falegnameria, orticoltura biologica, qui abbiamo anche il nostro spazio di verdura, e poi altre attività. E andiamo a vederle. Andiamo a vederle. Qui facciamo sia oggetti artistici in legno che disegniamo con CAD e poi tagliamo con una sega laser e vengono decorati e assemblati a mano. E questo è il secondo libro di Riccardo, che è una raccolta di che descrive posti agrifaunistici nel Veneto visitati da Riccardo. Tutte queste sedie colorate vengono da un fallimento di un ristorante giapponese. Noi le abbiamo rilevate marroni e stiamo grattando, decorando e poi verranno vendute. Il nostro articolo di punta è anche il baule per bimbi che vendiamo anche in internet. L'ultima novità di COSEP sono questi animali in legno. È un'attività che abbiamo rilevato da 2 mesi dall'artigiano che una volta lavorava con il chioschetto vicino a Ponte Tardi. Si possono comprare direttamente qua. Di che cosa avete bisogno affinché questa straordinaria esperienza di questa cooperativa sia ancora più conosciuta e possa crescere? Incontrare le persone, accoglierle e promuovere relazioni con le nostre persone che abbiamo qua. Dalla COSEP dell'Arcella, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.